Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Giochi con me, giochi per bambini. Oggi vi presento un bellissimo calendario dell'avvento, il calendario dell'avvento di Frozen, il regno di ghiaccio, il calendario della nostra Elsa, appunto la regina di questo regno. È un gioco, un calendario di Bullyland, adatto ai bambini dai 3 anni in su. E oggi apriremo tutte e 24 le caselline di questo bellissimo calendario. Qui c'è già l'anticipazione di quanto è contenuto all'interno, ma noi lo vediamo in diretta adesso. Iniziamo subito. Si apre così dal davanti questo calendario. Vedete, c'è questo paesaggio ghiacciato. E qui c'è la nostra Elsa con la sorella Anna. Iniziamo subito. Andiamo ad aprire la prima casellina dell'avvento. Ecco qui. E troviamo il nostro pupazzo di neve Olaf. Guardate che carino. È di gomma, infatti si può muovere abbastanza facilmente. Eccolo qui. Adesso andiamo subito avanti con la casellina numero 2. Eccola qui. E qui troviamo dei cartonati, dei piccoli cartonati che vanno montati e che ritraggono Olaf con dei troll. Eccoli qui. Un altro troll. E adesso li mettiamo qui. Poi, casella numero 3. Qui abbiamo delle biglie, 4 biglie colorate e una trasparente. E probabilmente queste biglie ci serviranno per giocare con i cartonati di prima e per abbatterli come se fossero dei birilli. Eccoli qui. Possiamo giocare come se fossero dei birilli. Apriamo la casella numero 4 e qui abbiamo un puzzle. Sei, sette, otto e nove, sono 9 pezzi. Quindi adesso andiamo subito a comporre il nostro puzzle. Eccolo qui, benissimo, l'abbiamo completato e adesso andiamo ad aprire la casellina numero 5. Vediamo un po', ci sono altri cartonati, qui c'è Elsa, vedete? Poi abbiamo Sven, la renna, un troll. E un cristallo di ghiaccio. Però in questo caso non sono dei cartonati come quelli di prima, ma sono delle decorazioni da utilizzare per l'albero di Natale. Vedete, hanno questi fori nei quali si può far passare il filo e poi si possono appendere all'albero o anche in altri posti, insomma, dove vogliamo noi. Un'idea molto molto carina. Adesso andiamo ad aprire la sesta casellina, casellina numero 6, e abbiamo un personaggio. Si tratta di Anna, la sorella di Elsa. Indossa questo bellissimo mantello fucsia con i brillantini. E quindi adesso abbiamo già raccolto due personaggi, vedete? Adesso proseguiamo. Apriamo la casella numero 7. Vediamo un po' cos'è, un puzzle, anche questo. Dobbiamo mettere insieme i vari pezzi, insomma, le varie parti, forse in un altro ordine, chissà, o forse ci mancano ancora dei pezzi, quindi possiamo aspettare. E magari poi li troviamo strada facendo. Quindi adesso proseguiamo.
apriamo. Wow, l'ottava casellina, vedete? Quante cose che abbiamo trovato in questa casellina. Non so come ha fatto starci tutto. Vediamo un po'. Wow, ancora un altro di questi cartonati. Aiutiamoci, ok. Ah, anche questi sono delle decorazioni che si possono appendere oppure si possono anche utilizzare come segnalibro, quindi come preferite voi. Quindi come decorazioni oppure come segnalibro, come si preferisce. E poi abbiamo anche un altro puzzle. Quindi io direi di andarlo a comporre. Eccoci qui. Bellissimo anche questo puzzle con le due sorelle. Adesso apriamo la casella numero 9. Abbiamo altri pezzettini che possiamo andare ad aggiungere all'immagine che abbiamo iniziato a costruire prima, che non è un vero e proprio puzzle, ma sono, diciamo, delle immagini che possiamo accostare l'una all'altra per formare un quadro, vedete? Non hanno le caselline tipiche del puzzle, ma si accostano semplicemente in questo modo. Manca ancora qualcosa comunque, quindi noi andiamo avanti e vediamo che cosa troviamo. Nella casella numero 10 troviamo, vediamo un po', ah, un alberello, un altro alberello, tanti alberelli. Eccoli qui, uno è rimasto dentro, ok. Adesso li togliamo dal loro cartonato. Ah, e si inseriscono l'uno dentro l'altro, in questo modo. Così si formano degli alberelli tridimensionali. Molto molto carini. Li mettiamo qui. Sono in totale 3 alberelli. Eccoli qui. E adesso proseguiamo, apriamo la casella numero 11. E qui c'è, sembrerebbe essere un braccialetto. Apriamo il pacchettino. Ci sono delle lettere. Vediamo un po'. Vedete, ci sono i nomi delle due sorelle, Elsa, una stellina e poi Anna. Quindi questo braccialetto fucsia con le lettere azzurro e rosa, possiamo legarlo al polso. Molto molto carino. Nella casellina numero 11 e adesso ne proseguiamo con la 12. Ah, qui c'è un altro personaggio. Si tratta di Sven, la renna. Ha le corna un po' schiacciate perché era nella casellina così un po' schiacciato, quindi adesso cerchiamo di smuoverle un pochino in questo modo, verso l'alto. Quindi si va ad aggiungere agli altri personaggi che già abbiamo trovato. Eccoli qua. E sicuramente anche Elsa si nasconde in qualche casellina. Quindi noi andiamo avanti. Qui abbiamo degli sticker nella casellina numero 13. Eccoli qua. Dei troll ci sono. Poi il pupazzo di neve, Elsa, la sorella. E altri pupazzetti di neve. Poi, casellina numero 14, qui ci sono altre decorazioni per l'albero come quelle che abbiamo visto prima. Quindi possiamo utilizzarle per l'albero anche per altre cose, per quello che più ci piace. Togliamo questo, liberiamo questo foro, ecco. Così poi possiamo farci passare un filo. Adesso casella numero 15. Qui abbiamo, sembrerebbero essere dei troni, vedete? Li abbiamo montati e sono proprio dei troni. Li mettiamo qui.
tutti e tre. Poi andiamo avanti con la casella numero 16. Vediamo un po'. Abbiamo già tantissime parti che abbiamo trovato. E questo invece è un caminetto. Adesso mettiamo insieme i pezzi, eccolo qui, guardate che carino, questo è il camino finito, montato, e andiamo ad aggiungerlo a tutti i pezzettini che abbiamo già raccolto fino adesso. E qui invece, in questa casella, nella 17, abbiamo Christophe. Eccolo qua, si va ad aggiungere gli altri personaggi. 4 personaggi abbiamo raccolto finora. Manca ancora Elsa che si nasconde, ma sicuramente la troveremo. Poi, casella numero 18. Ah, qui abbiamo delle matite colorate. Sicuramente poi ci sarà qualcosa da colorare, quindi noi adesso andiamo avanti. Andiamo a scoprire cosa c'è nella casella numero 19. E infatti c'è un disegno da colorare. Eccolo qui, vedete? Dei disegni da colorare con le nostre matite colorate che abbiamo trovato poco fa. Benissimo. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti con la casella numero 20. E qui c'è un temperino, giustamente, se vogliamo temperare le nostre matite colorate ci serve un temperino, quindi eccolo qui, hanno pensato a tutto. Poi casella numero 21, abbiamo questi potrebbero essere dei bigliettini d'auguri che si possono dividere in questo modo e che hanno dei fori qui in alto, vedete? Attraverso i quali si può far passare un filo e poi si possono appendere ai regali, quindi un'idea molto carina anche questa per fare i nostri regali di Natale. Bellissimo! Andiamo avanti con la 22, che è una casella abbastanza grossa, vedete? Molto lunga. Chissà cosa c'è. Vuota, sembra essere vuota, a meno che i nostri segnalibro, esatto, erano contenuti in questa casella molto probabilmente, ma sono finiti nella casella sotto, quindi quando noi abbiamo aperto quella sotto abbiamo trovato anche questi che ci sono finiti per sbaglio, magari si è rovesciato un pochino il calendario. Quindi adesso andiamo avanti con la casella numero 23. Cosa c'è qui? Vediamo un po'. Ah, sempre altre cose da montare. Sembra essere un trono di ghiaccio. Eccolo qui, costruito, finito. Volendo si può mettere anche dello scotch per renderlo un pochino più stabile. Eccolo qui, il nostro trono di ghiaccio, di cristallo. E adesso manca soltanto la casellina numero 24, quindi andiamo ad aprirla. E qui infatti si nascondeva Elsa. Eccola qui, si è fatta attendere. Però alla fine l'abbiamo trovata. Eccola qui, bellissima, con i suoi capelli biondi, la sua treccia. Questo bellissimo vestito e in mano regge questo cristallo di ghiaccio. Eccoci qui, quindi abbiamo aperto tutte le caselline. Adesso facciamo una panoramica su quello che abbiamo trovato. Questi sono i nostri personaggi, vedete, che abbiamo collezionato. Abbiamo trovato veramente tantissime cose all'interno di questo calendario, tanti oggetti, tante idee molto carine
che possiamo utilizzare anche per i nostri regali di Natale, volendo, oppure per passare il tempo, per ad esempio colorando. Possiamo veramente sbizzarrirci anche con questi bigliettini regalo, gli sticker, veramente tante cose. Io lo trovo molto molto carino questo calendario. Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi gratuitamente al mio canale, così da essere sempre informati sui nuovi video. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!